All'improvviso, in questi giorni, il Movimento 5 Stelle ha dato un'accelerazione al dibattito sulla riforma della legge elettorale, manifestando la sua disponibilità ad un confronto. Perché? Ma perché sicuramente il Paese ha bisogno di una legge elettorale. E... inverosimile che ci troviamo tra l'altro a farla di corsa, così dopo mesi che insomma, si aspettava di ragionare su questo, ed era giusto tra l'altro cercare la migliore legge elettorale possibile per questo Paese. E chi meglio del Movimento 5 Stelle poteva portare, diciamo, nell'interesse dei cittadini un contributo a migliorare una legge che altrimenti probabilmente sarebbe stata fatta da Verdinellum appunto, e da altri personaggi insomma, con cui già Renzi ha collaborato peraltro, vediamo, sulla riforma elettorale che è stata fortunatamente bocciata. Si parla di una sorta di Germanicum con soglia di sbarramento al 5%, se così sarà, ma intanto questa ipotesi ha già provocato sconquassi nel Partito Democratico e soprattutto nella coalizione con Alfano e gli altri infuriati con Renzi. Se l'aspettava? Assolutamente sì, perché c'è una, diciamo, lotta interna per mantenere la poltrona, questo è fondamentalmente l'interesse dei parlamentari, di molti parlamentari, e con una soglia al 5% diciamo che si costringono molti partitini, compreso Alfano, il partito di Alfano o Alleanza Popolare, ex, diciamo, tutelare ex UDC, a aggregarsi o a scomparire e a consegnare agli italiani un Parlamento un po' più, diciamo, con delle forze un po' più rappresentative, un po' senza essere troppo spezzettato. Ecco, sulla ipotesi di elezioni anticipate in autunno avete commentato che è Renzi che vuole una rivincita dopo la sconfitta del referendum, è così? Ma Renzi può volere quello che crede, il problema è sicuramente che lui sicuramente ha fretta, appunto sta lavorando di corsa nei weekend e questa legge andava probabilmente fatta in maniera con più meditazione e più calma. In realtà il potere di sciogliere le Camere è in mano al Presidente Mattarella, quindi Renzi può volere quello che vuole, decidere quello che vuole, ma poi non sta a lui la decisione finale di andare alle elezioni, sta al Presidente. Ecco, e infatti in merito all'ipotesi di elezione anticipata in autunno sono molte le forze politiche, ma anche alcune parti sociali che fanno notare la possibile inopportuna sovrapposizione delle elezioni anticipate con la legge di bilancio, che annuncia una manovra molto pesante, ben superiore a 20 miliardi. Voi che ne pensate? Sicuramente importante è salvare il Paese da questa, diciamo, classe politica che ha portato il Paese alla rovina, o sta portando il Paese alla rovina. Quindi prima si va e prima il Movimento 5 Stelle riesce magari a ottenere appunto il governo di questo Paese, prima riusciremmo a fare dei correttivi anche rispetto a questa finanza vampira, come potrei definirla, che insomma vuole vedere pagati i conti e che stanno soprattutto, perché giustamente il problema è che pongono anche alcune forze politiche, probabilmente anche l'ex presidente Napolitano, è quello di pagare i conti, i debiti con la finanza europea prima di andare a elezioni. C'è anche il rischio che scattino le famose clausole di salvaguardia con l'aumento dell'IVA che schizzerebbe al 25% e ancora altro? Sì, la manovra sarebbe veramente pesante e metterebbe in crisi seriamente il Paese. Non solo, c'è un'idea di pareggiare i conti entro il 2019, noi abbiamo 2.300 miliardi circa, un po' meno forse, di debito. Raggiungere quella cifra significa fare dei sacrifici, lacrime e sangue, da cui probabilmente l'Italia non si rialzerebbe. Certo. E intanto non è neanche detto che col Germanicum o con quella che sarà la nuova legge elettorale le urne indichino un governo ed una maggioranza forte, quindi non è detto che andrete voi al governo a fare la manovra e non è neanche detto che esca una maggioranza di governo coerente e omogenea. E allora? Ma diciamo che
gli italiani si troveranno a decidere di fronte non tanto a tre grandi forze politiche, come più o meno si sta discutendo adesso, quindi un centro-sinistra, un centro-destra, un PD, diciamo, un Forza Italia riesumato e un Movimento 5 Stelle, ma fra due partiti che hanno fatto anche un governo insieme, non dimentichiamolo, PD e Berlusconi sono stati all'inizio di questa legislatura al governo insieme, e una forza politica nuova. Quindi noi intanto stiamo cercando di ottenere la possibilità anche di avere dei piccoli correttivi per avere una diciamo maggior capacità di governare nella legge elettorale, e auspichiamo di diventare la forza politica che si troverà da sola a governare il paese. Chiaro che questo sì, come dice lei, potrebbe non accadere, potrebbe esserci una ripartizione 30-30-30, quindi in quel caso lì dovremmo vedere chi primo arriva e viene chiamato da Mattarella a fare un governo. Intanto la manovrina di primavera che segnale dà? Ma il segnale è che bisogna comunque pagare i debiti che Renzi ha fatto per le sue mancette anche elettorali, gli 80 euro eccetera eccetera, e va a fare, a parte una piccola, un piccolo aiuto alle popolazioni terremotate, tutta una serie di regali agli amici degli amici, come la Ryder Cup, di nuovo il golf e i soldi per Barbareschi, 8 milioni per il suo teatro.